Ciao a tutti. Siamo qui con Cesare, che è un Siberian Husky. Una razza molto particolare. Il Siberian Husky viene allevato dal popolo dei Ciuchi per trainare delle slitte in Siberia. Viene fatto conoscere al mondo tramite William Guzman, che era un mercante di pellicce. Una storia che lo caratterizza molto è anche quella del famoso film Balto, Togo. Nel 1925 in Alaska ci fu un'epidemia di difterite. Le condizioni atmosferiche erano talmente avverse che era impossibile viaggiare con normali mezzi di trasporto. Quindi organizzarono delle spedizioni per prendere il siero antidifterico e Togo e Balto erano i due husky che componevano la squadra che andò a salvare praticamente un villaggio sano. Questa è un po' quella che è la storia dell'husky. L'husky, come vedete, è un cane molto particolare. Vieni qui. Bravo. L'husky è un cane molto particolare e voglio intanto parlarvi della parte morfologica, però poi parleremo anche di quella caratteriale, che forse è quella che ci interessa di più. Morfologicamente è un cane molto leggero, anche se molto muscoloso. Gli appiombi sono molto dritti. E una cosa che lo caratterizza molto, ovviamente, è di avere tipo una doppia pelliccia. Lui ha due tipi di pelo. Un sottopelo e un pelo normale. Una pelliccia vera e propria e poi un pelo più rado. Questo gli permette un'isolazione termica incredibile. Per quanto riguarda il carattere di questi cani, che sono di tipo spitz primitivo, quindi non sono lupoidi, bisognerebbe aprire un capitolo abbastanza importante, nel senso che sono cani prima di tutto poco interattivi, nel senso che se si vuole lavorare sui terra, seduti, interagire molto col cane, lui non è un cane da lavoro sotto questo punto di vista. Mentre un cane che regge ovviamente passeggiate lunghissime, sforzi fisici enormi, temperature come abbiamo detto bassissime, però è un cane molto freddo tendenzialmente, quindi chi vuole un'interazione particolare con il cane, quindi poterci fare giochi, lanciare la pallina, riportarla, lavorare sulle obbedienze, ecco, non sarebbe il cane proprio adatto. Una cosa che lo caratterizza ancora è la sua parte legata alla leadership. È un cane che rispetta tantissimo il conduttore, non rispetta così tanto tutti gli altri membri, riconosce molto una persona, purché questa persona sia in grado di essere molto autorevole. Con autorevole non intendo autoritario, autorevole. Le regole devono essere fatte rispettare. Sappiamo che è un cane che è abituato alle basse temperature, quindi soffrirà abbastanza il caldo. Ovviamente è un cane che può stare tranquillamente in casa, può stare in appartamento. È un cane che tende a voler sempre controllare molto spesso il perimetro di dove si trova. Infatti vedete che se lo lasciate in posti aperti è molto facile che inizi a girare i perimetri, come in questo campo. Questo è la sua memoria di razza, questa cosa gliela fa fare la sua memoria di razza, che serve a conoscere il percorso per poi ritornare a casa. Siccome questi cani andavano con le slitte, è ovvio che sono cani che si imbrancano abbastanza facilmente. Non hanno una particolare aggressività legata alla cospecificità, quindi a altri cani. Ovviamente quando io parlo di queste cose parlo di uno standard, poi ci sono sempre i soggetti. Per riassumere, questo cane è un cane, come vedete, estremamente dolce, anche estremamente simpatico, molto bello. Non dobbiamo però farci fregare dalla sua bellezza. Non dobbiamo mai scegliere l'husky solo perché ha gli occhi azzurri e perché è bello, perché è un cane che non è per tutti. Io non lo consiglio come primo cane. Oppure si può sempre rivolgersi a un tecnico professionista, prendere il cane e farsi seguire.
Saluta. Grazie. Andiamo.